risulta di nuovo straordinaria da parte, come avete una conoscenza di vecchia data e sapevo la sua infinita bontà, ma ho riscoperto anche un grande sindaco che subito si è reso disponibile nel farci venire in questa bellissima cornice che è del Girfuori. Siamo lieti di annunciare che quest'anno il nostro sesto congresso internazionale verrà fatto a Girfuori Valletrano. Con immenso piacere e onore per noi, perché veramente abbiamo assaporato, dopo tanti anni, siamo stati benissimo a Salerno, però Salerno è grande, ha tantissime iniziative, e questa invece qui si sente al tatto che è stata da subito ben accettata e capito il valore dell'iniziativa. Per me è stato veramente importante, sono 23 anni che lavoro con l'autismo e non smetterò mai di amare questo lavoro. Lo facciamo con passione con la cooperativa Giovamente da diversi anni. Sul nostro territorio a Salerno abbiamo un centro ludico-ricreativo, non terapeutico, che ospita più di 30 bambini dall'età che va dai 18 mesi fino ai 12 anni. E, grazie a diverse iniziative siamo riusciti a crescere e a farci conoscere, non soltanto per l'autismo, ma anche perché noi ci occupiamo di minori a rischio. Detto questo, diamo inizio alla settimana sulla consapevolezza dell'autismo. Iniziamo da qui perché ci sembrava giusto iniziare dal luogo dove avremo la conferenza qui a breve, il 25, il 26 e il 27 novembre. E quest'anno abbiamo diverse iniziative nel corso di questa settimana. Luca poi vi darà i dettagli delle iniziative. Io non mi prolungo, lascio subito la parola a chi ci ha fatto strada per arrivare fin qui, che è il presidente Ginetto Bernabò. C'è quella qui, la tappa di vino. Eccoci qua. Sì, Rosa è stata, innanzitutto buongiorno a tutti, saluto il sindaco, tutti gli ospiti, gli assessori presenti, i consiglieri, quindi l'assessore Mieri, l'assessore Morfeo, l'assessore Marandino, i consiglieri Toro e Petrullo, saluto il presidente del Rotary Vicenza, il dottor De Riso, Antonietta Cammarota, il mondo alla dottoressa Anna Maria Di Muro, il mondo della scuola, vedo che l'interesse c'è. Rosa è stata molto chiara quando mi ha chiamato forse un mese fa, Ginetto, c'è questa intenzione di scegliere Girfuori Valle Piana come luogo ideale per poter svolgere il sesto congresso internazionale sull'autismo. E tu ne parlo con il sindaco e vediamo se la cosa è possibile. Devo dire la verità, in un nanosecondo il sindaco Antonio Giuliano immediatamente ha detto procediamo su questo versante, perché la cosa è interessante. Questo la dice lunga sul pragmatismo, sulla velocità nell'interpretare le cose che c'è in questa amministrazione, che mi onoro di farne parte in questo periodo importante della mia vita. La velocità di prendere subito delle decisioni, molto spesso ci si scontra, sindaco Giuliano, nella farraginosità del pensare, nell'attuare. Invece immediatamente, in un mese, è stato organizzato un congresso mondiale sull'autismo, che poi c'è ancora la parte tecnica da dover seguire. Il fenomeno c'è, ogni tanto mi ricordo della mia natura di sociologo e mi infilo nei meandri delle statistiche cerco di capire un po' i fenomeni. Sicuramente l'autismo, come lo vogliamo definire, Rosa, è una malattia. Chi lo chiama disturbo del neurosviluppo? Invece pare che la definizione più precisa sia
da considerare una diversità neurologica. Ed essendo una diversità neurologica, dobbiamo immaginare una trilogia di interventi per seguire le persone con autismo. E quindi l'aspetto sicuramente scientifico, l'aspetto psicologico, che è collegato con noi la professoressa Sinderani, che dopo interverrà nell'Università Salesiana di Buenos Aires, e in più l'aspetto sociale. A cappello di questa trilogia c'è il ruolo importante che hanno le famiglie, e questo lo dobbiamo dire. Poi, se vediamo che la recrudescenza di questo fenomeno è attualissima, in 12 anni sono raddoppiate le persone con autismo, si cerca di capire il perché, e quindi il Giffoni a novembre sarà il crocevia di importanti osservazioni che verranno fatte per capire un attimino l'aspetto, che sì, nasce dalla genetica, però è medico, non è medico. Fondamentalmente ci stiamo accorgendo che la crescita esponenziale c'è. In un range di età tra 7 e 9 anni, che non è molto ampio, uno su 77, un bambino su 100 è affetto da autismo, e se analizziamo tutta l'Italia, l'1% delle persone sono affette da autismo. Questo significa che se l'Italia è composta da 60 milioni di abitanti, 600.000 persone sono affette da autismo, e a queste bisogna aggiungere le famiglie, quindi immaginate che volume di impegno che c'è di fronte a queste persone. Allora, io dico questo, qualcosa va fatto. Va fatto rispettando quella trilogia che poc'anzi avevo illustrato, però soprattutto dobbiamo pensare che se vediamo che dal greco autismo significa stare soli con se stessi, significa che il compito nostro, quello della politica, sindaco, quello della società e del mondo scientifico, è quello di abbattere immediatamente le barriere ed eliminare la solitudine verso queste persone. Questo è il compito nostro, il compito della politica, e il compito di chi, come Rosa, come Luca Goffredo della cooperativa Giovamente, che da anni sono impegnati sul versante dell'autismo, necessitano di questo impegno fondamentale, togliere dall'isolamento e dalla solitudine le persone con autismo. E questo è il nostro compito. Quindi mi auguro che a novembre vengano fuori delle informazioni, delle osservazioni importanti per poter abbattere sempre più queste barriere. Non dobbiamo aspettare sicuramente novembre per abbattere le barriere, loro ci lavorano da tantissimi anni, però ogni volta bisogna aggiungere elementi importanti. Sicuramente il territorio dei Vicentini è un territorio che presenta il fenomeno. Dobbiamo immaginare anche contenitori per poter sviluppare progettualità, per evitare che le famiglie di Giffoni e del territorio dei Vicentini siano costrette ad emigrare per portare i loro figlioli a fare terapie. Quindi con il sindaco sicuramente immaginiamo progettualità del genere, però soprattutto il compito nostro è quello della politica, del mondo scientifico e di tutti coloro che prendono a cuore questo fenomeno, di togliere dall'isolamento la persona con autismo. Grazie per quello che farete, troverete sempre una amministrazione amica da questo punto di vista, e grazie a voi. Grazie. Prima di passare la parola al presidente della cooperativa Giovamente e poi risaluti insomma del sindaco, c'è un collegamento la dottoressa Sindelar, che doveva essere qui con noi oggi, ma purtroppo all'aeroporto l'hanno fermata e ha un problema di salute, quindi si scusa, ma comunque anche se online voleva essere qui con noi oggi. Maria Teresa Sindelar è una docente universitaria dell'Argentina e fa parte del nostro comitato scientifico, è l'unico membro internazionale. Poi c'è il dottore Vincenzo Salpietro del Gaslini di Genova, il dottore Maurizio Arduino dell'ASL di Mondovì Torino, il dottor Silvano Solari dell'Università di Genova e la dottoressa Giulia Savarese dell'Università di Salerno e il dottor Quazzo, il psicologo di un centro di riabilitazione, nonché professore anche lui universitario.
e poi ci sono anche io all'interno di questo comitato scientifico. Siamo un bel gruppo, stiamo lavorando già più di 2 mesi sulla programmazione, che quest'anno verte principalmente sulla ricerca e la diagnosi precoce e dall'inclusione dalla scuola al mondo lavorativo. Quindi abbracceremo a 360 gradi tutti gli argomenti che ruotano intorno a questo disturbo. Maria Teresa? Ok, insomma, dai, aspetta un attimo che ti... Sì, vai. Non si ascolta? Vai, vai, vai! Sì, ah, ok. No, dicevo, parleremo dell'intervento precoce, la importanza di una identificazione molto buona della sintomatologia, approfittando la plasticità del cervello, e questo che si fa praticamente nei primi 2 anni di vita nell'asilo nido, parleremo di un giro importantissimo che si è fatto nell'intervento sull'autismo a partire del 2017, che è l'importanza dei disturbi sensoriali e motorio che impediscono e ostacolizzano la comunicazione e la relazione, e come il trattamento di questi disturbi
disturbi e favorisce a un'inclusione vera e propria per poter imparare e per il processo di apprendimento scuola. Parleremo anche della inclusione nella università e dell'inserimento nel mondo del lavoro. Per lo quale io penso che questo sia un congresso di multiple, molto ricco, però che abarcare può comprendere tutte le tappe dello sviluppo dell'autismo per arrivare a una inclusione realistica nel mondo del lavoro e per aiutare che le famiglie possano avere un strumento concreto di accordo al profilo individuale del bambino per aiutare al bambino a portarlo al massimo grado del suo sviluppo. Per quello mi sembra un congresso molto interessante, i miei colleghi sono tutti colleghi di tantissimo renombre, di tantissimo lavoro e la ringrazio tanto la cooperativa Shoah Mendes per questa iniziativa e vi aspetto a tutti. Grazie per avermi. Prego, grazie a voi. Non so se si è sentito perché è difficile, però. No, si è sentito tutto bene, grazie, grazie mille. Allora, lascio la parola al mio presidente che è il dottor Luca Guffredo, che ci supporta da diversi anni. E un ringraziamento speciale a lui perché insomma, tenere in piedi una cooperativa con i tempi che corrono non è sempre facilissimo, scazzottiamo continuamente, ma la sua testardaggine, ma anche la sua precisione ci ha portato lontani. Grazie e passo la parola a Luca. Un secondo solo, saluto la presidente Luca che ci dice un'ora della presenza, anche per iniziare ed avviare discorsi successivi. Grazie. Buongiorno a tutti, sono felice di essere, che siamo qui a Girfoni. Come diceva Rosa, noi ci siamo sentiti subito accolti, ci siamo sentiti in famiglia, non conoscevo il sindaco, però ci ha subito accolto. Col Presidente del Consiglio Bernabò invece ci conosciamo da tempo e da tempo segue le nostre iniziative. Quest'anno abbiamo deciso insieme di realizzare qui il Congresso Internazionale sull'Autismo, una sede importante, una sede internazionale conosciuta in tutto il mondo che porta lustro a un evento internazionale. È giunta la sesta edizione e come ogni edizione cerchiamo di mettere insieme la ricerca internazionale e le varie metodologie nazionali e internazionali sulla tematica. Diceva giustamente il dottor Bernabò, l'autismo è un disturbo importante ed è un disturbo che in questi anni, grazie a tante iniziative di sensibilizzazione, lo cominciamo a conoscere, però tanto c'è da fare, sia dal punto di vista della socializzazione sia dal punto di vista normativo. È stata fatta una normativa sull'autismo, è stata fatta una normativa regionale, però è stata creata per esempio dall'ASL di Salerno una short list sia nei centri di riabilitazione sia sulle attività sociali, però dobbiamo soffermarci molto sulle attività sociali e bisogna dare il là per far iniziare le attività della short list previste appunto per le cooperative sociali. Il congresso rappresenta per la cooperativa un punto di inizio e un punto di fine. Un punto di fine perché arriva a fine anno e a fine anno noi presentiamo tutte le attività che abbiamo svolto durante l'anno. Un punto di inizio perché appunto grazie alla ricerca scientifica, al confronto metodologico, partiamo per le nuove iniziative. Quest'anno, oggi siamo qui perché è stato deciso di presentare la nuova sede del congresso durante la settimana sull'autismo che finirà con il 2 aprile che come sappiamo è la giornata mondiale di consapevolezza sull'autismo. La cooperativa ha deciso di realizzare un'intera settimana di sensibilizzazione che inizierà oggi pomeriggio con la dottoressa Sindelar che ringrazio con un corso online gratuito
di formazione e informazione, e poi avremo una serie di incontri nelle scuole del territorio salernitano. Ringrazio in questo anche il Comune di Salerno e gli assessori alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, e continueremo, vedo, so che ci sono presidi e gli assessori del Comune, vorremmo continuare anche su questo territorio, perché il momento di sensibilizzazione è un momento importante. Noi abbiamo realizzato un fumetto che si chiama Guglielmo, che spiega al bimbo autistico chi è il compagno autistico, i suoi comportamenti e come deve interagire con lui. Questo fumetto è stato realizzato grazie alla Rotary Salerno Duomo, e quest'anno abbiamo deciso di capovolgere la situazione. Indiremo un concorso e chiederemo alle scuole del territorio salernitano, soprattutto ai bambini delle scuole, di realizzare un disegno di come loro vedono l'autismo, di come loro vedono il compagno autistico e il bimbo autistico, e da lì nascerà un nuovo progetto che sarà un nuovo fumetto, un nuovo cortometraggio della visione dei bambini sull'autismo. Anche questo fumetto e questa attività verrà finanziata dal Rotary Salerno Duomo e dal Rotary Salerno Vicenza, che ringraziamo, ci sono sempre vicini, ringrazio i presidenti, ringrazio soprattutto Franco Dente, che è una persona che ci segue ormai da anni nelle nostre iniziative. E da qui quindi partiremo con nuovi progetti. Io, se possibile, vorrei far fare un piccolo saluto ai responsabili del Rotary, ai presidenti del Rotary, per spiegare un po' le loro attività e la loro iniziativa. Sì, basta premere. Buongiorno a tutti. Ecco, in questa splendida sala del comune di Ciuffoni Valle Piana diamo inizio al nostro progetto sul territorio dei club Rotary Salerno Duomo e Salerno Vicenza, che ha inizio proprio oggi con una stretta collaborazione con l'associazione, la cooperativa Giovamente, per veicolare nelle scuole, nella scuola primaria innanzitutto, dei messaggi semplici che portano, che arrivino al cuore degli alunni e soprattutto nella sensibilità delle persone affette da questa patologia, che serve ad integrare nel modo più diretto e sicuramente più concreto il fenomeno. Parte l'iniziativa dai nostri club, ma sicuramente verranno estese le iniziative anche agli altri club salernitani e quelli del territorio del Salernitano, per portare il messaggio che parte dalla cooperativa a tutte le scuole che vedremo coinvolte in un progetto che sicuramente porterà un messaggio di sensibilizzazione, di integrazione e di abbraccio su tutti. Grazie. Grazie, scusa perché credevo che fosse un unico, invece rappresentano due distretti. Grazie per la presenza. È sopraggiunto il presidente provinciale di Federalis, che rappresenta poi il mondo dell'industria farmaceutica, la dottoressa Caruso, vi ringrazio per la presenza. Sì. Presidente, se vuole dare voi un contributo ci fa piacere. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Rocco Di Viso, da giugno presidente del Rotary Club Salerno Vicenza. Come si può arguire dalla denominazione stessa, al club, il club si rivolge non soltanto alla zona orientale di Salerno, ma anche abbraccia idealmente tutto il territorio vicentino. Consentitemi una breve notazione di carattere biografico. Oggi per me si tratta di un ritorno a Ciuffoni, perché a Ciuffoni ho vissuto una dozzina d'anni e vi ho speso tutta la mia adolescenza, in quanto mio padre
era medico condotto qui a Giffoni. Per cui ho anche visto la nascita, ho vissuto la nascita e gli albori dell'ente festival, e ne ho anche fatto parte in tempi, ahimè, ormai lontani. Però oggi sono qui in altra veste per condividere e lanciare questo progetto insieme al Rotary Club Salerno Duomo e spero ad altri club salernitani, perché sono convinto che dallo sforzo comune di questi club e dalla collaborazione eventualmente dell'ente festival, soprattutto con il patrocinio del comune di Giffoni Valle Piana, ne possa sortire un'iniziativa non solo lodevole ma soprattutto utilissima per questo tema che tanto ci sta a cuore e per il quale siamo veramente molto sensibili, che è quello dell'autismo, perché sono convinto che i ragazzi autistici non sono dei diversi come erroneamente qualcuno ritiene, ma soltanto persone meno fortunate di noi che hanno bisogno di un maggiore sostegno e di una maggiore attenzione da parte nostra. Grazie. Allora, passo la parola al sindaco e io concludo con un simbolo, no? Il 2 aprile è la giornata mondiale sulla consapevolezza dell'autismo. Come ogni anno noi a Salerno accendiamo qualche monumento o abbiamo acceso il comune di Salerno per tanti anni. Quest'anno invece coloriamo di blu il Castello Arichi, che insomma a Salerno lo possono vedere tutti, e capire che il blu è la giornata che segna sull'autismo e sulla consapevolezza di questo disturbo. Poi ci sarà una sorpresa per i bambini, però ancora ci devono dare l'ok, quindi non la svegliamo, ma spero che a breve lo posso comunicare. Intanto ringrazio vivamente tutti quanti voi e do la parola al sindaco Giffoni. Grazie. Grazie dottoressa, grazie dottoressa Mandia, grazie per la sua esposizione, una presentazione meritevole per la città di Giffoni Valle Piana. È un onore per me e per l'amministrazione comunale, grazie alla vostra disponibilità, dare meglio per Giffoni lo svolgimento del convegno il 25, 26 e 27 novembre. Ringrazio Luca Loffredi, presidente della cooperativa Giovanello, ringrazio la dottoressa che si è collegata in videoconferenza, la ringrazio per il contributo che ha dato, sindaco, e voglio ringraziare veramente con grande affetto, senso di responsabilità, di attaccamento alle istituzioni, il Presidente del Consiglio, Luigi Bernabò, per come diciamo, si è impegnato e per come ha gestito diciamo, l'attività per poter arrivare alla presentazione qui stamattina. Quindi ti ringrazio, questo significa mettere insieme, lavorare in sinergia tra le istituzioni e il mondo scientifico, perché la prudenza e perché tutto quello che ruota attraverso la ricerca, il comune di Giffoni Valle Piana è sempre a disposizione in qualsiasi momento e tutto l'anno. Lo voglio dire sin d'ora, ringraziando tutti i partecipanti, i due presidenti che sono qui, che hanno dato un ottimo contributo e soprattutto per quello che fanno attraverso i Rotary. La sensibilità e soprattutto aprire le porte di una città e nello specifico parlare di autismo, vi posso assicurare che chi sta tutti i giorni con un figlio affetto
d'autismo, chi tutti i giorni sta nelle scuole, ringrazio la preside Ruffolo, chi tutti i giorni riceve genitori con i propri bambini, ringrazio l'assessore Eliano Raffaele della politica sociale e Angela Maria Mede all'istruzione, sa che cosa significa gestire un bambino con autismo. È un disordine neuropsichico. Dare un contributo sotto tutti i punti di vista di chi amministra, di chi segue attraverso il terzo settore come presidente di un'associazione, di chi lavora tutti i giorni per cercare di fare diagnosi precoce, penso che sia doveroso che un sindaco, un'amministrazione, lavora tutti i giorni fianco a fianco mettendo a disposizione tutto. Da ieri, oggi, nel prossimo futuro, Gilfoni Valdepiana vuole lavorare fianco a fianco per quanto riguarda il supporto e il contributo all'attività di ricerca che è stata portata avanti con le associazioni, ma mantenendo fede che le famiglie bisogna starci a fianco tutti i giorni. Quando nelle famiglie ci sono difficoltà che scaturiscono come una patologia come questa, penso che sia doveroso non solo stargli a fianco, ma fargli capire la scienza, la ricerca, che cosa sta facendo per il proprio figlio. È un momento così difficile dove siamo stati sconvolti da una pandemia da 2 anni che ha cambiato la nostra vita e che sembra che stiamo facendo fatica a uscircene. Tenere un bambino autistico in casa e gestirlo non è stato facile. Non è stato facile. E poiché io non solo sono molto sensibile, ma bambini e anziani, che sono le due fasce deboli, bisogna stare a fianco sempre. Per me questo significa rappresentare le istituzioni e lavorare a fianco di chi tutti i giorni cerca di fare diagnosi precoce. Grazie. Allora, io sono collegata a questo comune anche per altre motivazioni. Ci sta in sala un mio parente, quindi conosco le realtà sul territorio. L'ho conosciuta, l'ho riscoperta un po' di anni fa, quindi conosco un po' di realtà che ci sono sul territorio. Signor Sindaco, ho conosciuto stamattina i due assessori, sono giovani, quindi questa cosa mi lascia ben sperare che è più vicino, sa, quando noi ho iniziato a lavorare, mi trovavo di fronte sempre delle persone abbastanza anziane, perché all'epoca di autismo ne parlavano solo i grandi professoroni. Adesso ho riscoperto tante persone giovani che hanno voglia e ci credono in quello che noi facciamo, e stamattina si sono presentate e per me è stata una gioia. Già si sono attivate, dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello. Quindi grazie veramente, ma grazie anche all'assistente sociale che io conosco e che sul territorio è da tanti anni e che si batte non soltanto per l'autismo ma per tutto. La conosco da un po' di anni, abbiamo lavorato su altri fronti. Quindi veramente grazie a tutte le istituzioni, perché ci siete e si vede stamattina alla scuola, che è bellissimo che gli insegnanti si sono affacciati anche se era nell'orario scolastico, grazie alla preside, veramente grazie a tutti, perché veramente Gettoni c'è e mi fa piacere che lavorare insieme a voi quest'anno sicuramente sarà più semplice anche per noi come cooperativa. Grazie a tutti.